Cosa succede quando una pompa di calore si rompe? Lo vedremo oggi in questo video. Ti sei mai chiesto cosa succede quando una pompa di calore ti lascia a piedi? Ovvero quando la pompa di calore non riesce più a riscaldare casa. Qual è la procedura da seguire? Allora, inizierei da subito a dividere con pompe di calore professionali con pompe di calore commerciali. Cioè quelle di massa, quelle che trovi attraverso la distribuzione idraulica tradizionale, quelle che trovi anche su eBay, per capirci. Allora, iniziamo da queste ultime. Prima cosa, ti accorgi che riscalda poco, quindi chiami chi te l'ha venduta e nel 99% dei casi ti dirà di contattare il centro assistenza, non sapendo nemmeno chi ti troverai di fronte. A questo punto chiamerai l'assistenza, ti risponderà un numero verde e ti metterà in coda per il prossimo intervento. Purtroppo ho visto anche casi in cui il primo intervento avviene dopo 7 giorni, se non addirittura 10, dopo la chiamata. A questo punto esce l'assistenza, rimane lì un po' di tempo per capire dove può essere l'anomalia e quale la causa del difetto. Considera che in alcuni casi ti chiedono anche un bonifico anticipato prima di uscire. A questo punto, trovato il difetto, non hanno il pezzo di ricambio nel furgone, tornano a casa e riprogrammano il secondo intervento a casa tua, facendotelo pure pagare. Quindi con 9 passaggi tu non hai ancora risolto la tua situazione di anomalia. Usciranno definitivamente, sostituiranno il pezzo e poi tornerai ad avere la condizione di prima. Cosa succede invece con le pompe di calore professionali, che sono collegate in remoto e ti permettono di vedere cosa sta succedendo all'interno della pompa di calore ancora prima di uscire? In alcuni casi non sei nemmeno tu che ti accorgi dell'anomalia, perché alcuni installatori o centri assistenza ogni mattina danno una monitorata alle pompe di calore e vedono se c'è dell'anomalia. Mi è successo giusto l'altro giorno che mi ha chiamato un installatore e mi ha detto: guarda, ho avvisato il cliente che una pompa di calore, che la sua pompa di calore non stava funzionando. Il cliente non ci credeva perché in casa era ancora caldo, quindi la casa doveva ancora raffreddarsi. Eppure l'installatore ha anticipato la telefonata del cliente. Mettiamo però per par condicio che sei tu ad accorgerti dell'anomalia. Quindi ti accorgi che la pompa di calore non funziona, non riscalda a casa. A questo punto contatti chi te l'ha venduta, che è un installatore mio partner. Questo si collegherà da remoto e vedrà l'anomalia. Nella maggior parte dei casi, ovvero nell'86% dei claim, è possibile risolvere l'anomalia da remoto, perché magari sono alcune accortezze tecniche che si possono fare direttamente da remoto senza intervenire in cantiere. A questo punto preparano il pezzo di ricambio, perché da remoto vedono dove dover intervenire, e nel frattempo attivano le resistenze elettriche come backup per garantirti comunque l'acqua calda sanitaria e un minimo di riscaldamento, in modo che tu non possa avere nessun disagio. Esce il centro assistenza oppure l'installatore stesso, il mio partner, sostituirà il pezzo di ricambio oppure farà alcune modifiche all'impianto, perché magari c'è la pressione troppo bassa piuttosto che il filtro sporco, e tutto sarà ripristinato come prima. Quindi a questo punto potrai riavere la tua pompa di calore funzionante e la casa calda. In 5 step, anziché 10, il tutto ritorna funzionante. Questo solo per farti capire la differenza tra sistemi professionali e sistemi puramente commerciali. Se hai comunque domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.